tutti, buongiorno, grazie per gli intervenuti, grazie all'organizzazione che mi ha dato un'opportunità fantastica, magnifica, sono veramente orgoglioso e a breve dico perché. Grazie comandante per la presentazione, simpatica devo dire. Il compito mio è abbastanza facile, da stamattina si parla di idee, ho visto tante idee, concetti abbastanza futuristici, la tematica della conferenza odierna è proprio il futuro remoto. Io ho un compito un po' più semplice, devo descrivere qualcosa che già esiste, che tuttavia ha un orizzonte temporale proiettato verso il futuro. Una macchina è entrata in servizio da pochi mesi, se già di servizio operativo si può parlare, e ha davanti una vita operativa che potete immaginare quanto sia lunga. Senza scollegarmi da quei principi fondamentali che tutti quanti stanno descrivendo ed elencando da stamattina. Quello che sto per fare, infatti, ovviamente traendo spunto dal passato, dalle lezioni imparate, delle lesson learned, passando attraverso un paio di giri della manopola dello zoom, quindi allontanandoci parecchio per fare un sorvolo ad alta, se non altissima quota, su quei concetti, e poi trovare appunto il nesso tra quei concetti, quelle aspirazioni capacitive prestazionali e la macchina che è in corso di acquisizione o stata acquisita dall'aeronautica militare con dei compiti in mente ben precisi. Quindi dal passato, un nuovo capitolo, è abbastanza particolare il passaggio dal passato al futuro dell'aeronautica militare. Vediamo perché. Alcuni elementi chiave dei requisiti dell'aeronautica militare, ma vedo che sono requisiti generali, penso su scala mondiale. Un breve sorvolo del programma nel suo svolgimento, una descrizione abbastanza superficiale, senza nulla togliere alla macchina, al programma, della piattaforma, che poi potremo approfondire e approfondiremo anche nel corso di future presentazioni nella giornata. Il passato, le lezioni, tutte le nostre aspirazioni di prestazioni, di capacità operative vengono ovviamente dal passato. Da un passato, devo dire, fortunato, la macchina, l'H3F in particolare, quello che si vede lì, ci ha insegnato tante cose e ci ha fecondato le aspirazioni capacitive odierne, se non future. L'H3 ci ha insegnato il pregio della flessibilità, ad esempio, che vedo è la parola chiave, sta in tutte le presentazioni e nella testa di tutti. La flessibilità e lo spazio per l'evoluzione nelle macchine, negli assetti moderni, è secondo me la chiave al primo posto. H3, uscito dal servizio attivo, ha lasciato, devo dire, un degno successore. H212, altra categoria di elicottero, non così passato, e sta ancora volando. Qualcosa di oggettivo si può dire, che forse gran parte della sua vita operativa ce l'ha alle spalle. Anche di lì si è imparato molto, si è imparato ad ambire anche a un determinato tipo di elicottero medio o medio-leggero, come vedremo. Nuovo capitolo. Cosa abbastanza curiosa e particolare è stata la produzione di un pensiero a metà del decennio appena trascorso. È venuto fuori uno studio a 360 gradi sul futuro dell'aeronautante in aeronautica militare, e sono stati individuati due settori, insomma la capacità che si va a esprimere con strumenti dell'aeronautante è stata divisa in due settori. 10 tonnellate è un numero messo lì a caso, non è la netta separazione tra due categorie convenzionalmente riconosciute, ma sono state individuate, ecco, due aspirazioni capacitive. Una serie di capacità da esprimere con elicottero più capace e più pesante. Si parlava di peso stamattina, qualcuno ha fatto riferimento al peso, va alleggerito. Qui faccio riferimento piuttosto che al peso, alle dimensioni dell'elicottero. Purtroppo nella tecnologia moderna il peso e le dimensioni sono ancora direttamente proporzionali. Per cui elicottero grosso e elicottero piccolo, per farla più semplice. Gli elementi chiave, ecco, e qui vengo ai giri di zoom. In buona sostanza a cosa si aspira? Io direi in primis alla flessibilità, alla potenza e alla capacità di sopravvivere, alla robustezza dell'assetto. Questi tre concetti racchiudono tutte le micro qualità che un assetto moderno o futuro deve avere.
forse tutto ciò che è stato detto sin d'ora dai miei colleghi delle altre forze armate sta dentro quelle parole, non solo, ma dentro ciascuna di esse sono contenute le altre due. Come dire, la robustezza dipende da quanta potenza ha e quanta flessibilità, così come possiamo dire quanta flessibilità deriva dalla potenza. Quindi è un minestrone di elementi che si riduce veramente ad un'unica materia. Da lì il collegamento verso la piattaforma moderna. Compito mio, appunto, collegare quante di queste aspirazioni si trovano dentro l'H101 che sta entrando in servizio. Per descriverli meglio, gli elementi, tutti quanti aspirano ampie performance e a un margine di potenza elevato, un margine di potenza che ci consente di ovviamente superare difficoltà, shortage o qualsiasi ostacolo dove sono richieste prestazioni. Capacità di armamento in senso ampio, ovviamente in un elicottero per operational support si parla di armamento sia per l'offesa sia per il supporto al fuoco che di autoprotezione, quindi self protection in senso un po' più stretto. È innegabile, è stato già accennato, la necessità assoluta e indiscutibile di avere elicotteri assetti dalla rotante autoprotetti, anche perché particolarmente vulnerabili per la quota alla quale volano e per le velocità alle quali volano. Navigazione avanzata, si parla di precisione non solo del tiro ma anche di navigazione, navigazione autonoma quanto più possibile indipendente da riferimenti radio elettronici, radiofrequenza possibilmente esterni, e la comunicazione ormai quando siamo cresciuti si parlava di comunicazione, si parlava di radio, si parlava di qualcosa, di una comunicazione a voce. Comunicazione adesso è tutto un nuovo capitolo. Una comunicazione efficace nella battaglia moderna non è più fatta a voce, è impensabile dirsi a voce tutte le cose che bisogna dirsi in un'operazione militare moderna, per cui anche lì l'H101 è sulla buona strada, credo. Ridondanza e sopravvivibilità, l'elicottero come vedremo ha tre motori e ne ha in abbondanza, e ovviamente flessibilità, concetto molto ampio, ho accennato qui alla flessibilità di missione riferendomi alla possibilità di volare con una stessa macchina un giorno una missione Medevac, il giorno dopo con poche ore di lavoro, di poco personale in linea di volo, fare una missione completamente diversa di supporto aereo alle operazioni speciali il giorno dopo o la notte dopo la Medevac. Flessibilità operativa, elicottero estremamente proiettabile, bassa impronta logistica, facile da operare lontano dalla base madre, spostando relativamente poco materiale e poco personale per periodi anche di una certa durata. Una panoramica rapida su come è andato il programma, sulle tempistiche. Tutti i concetti sono stati elaborati dai miei predecessori a metà del decennio scorso, 2005-2008. Hanno cominciato a trovare concretezza nel 2009-2010 con la formalizzazione dei requisiti, della documentazione necessaria. Il contratto è stato firmato nella seconda metà del 2010, un contratto bellissimo, molto completo, articolato, ma veramente è da lì che è iniziato il successo del programma. 2015 è stato un anno intensissimo, sono orgoglioso e soddisfatto di far parte di quel momento storico nel programma, dove c'è stata la certificazione militare alla quale si è fatto cenno prima e l'inizio delle consegne. Accenno alla presenza di due elicotteri che già fanno muovono i primi passi, i primi giri di rotore nei cieli di Emilia Romagna proprio in questi giorni. Il programma di acquisizione, ero sempre stato distante da cosa voglia dire acquisire una nuova macchina, un nuovo assetto, è una cosa complicata. Non ci si limita ovviamente agli elicotteri, ma a tutto quello che serve per farla funzionare oggi e nei prossimi anni. Quindi cosa si è acquisito? Si è acquisito un quantitativo di elicotteri, tantissimi materiali, si parla di ricambi, di equipaggiamenti di ruolo che sono la vera forza dell'elicottero, che sono la chiave per la sua flessibilità, e un bel po' di attrezzature, di equipaggiamenti per la sua manutenzione o sostegno logistico. L'addestramento, per l'addestramento sono stati acquisiti sia risorse per l'addestramento, quindi training devices, training tools, che è stato acquisito proprio qualifiche del personale che dovrà operare sulla macchina sia in volo che a terra per ciò che riguarda
la manutenzione, ambizione di forza armata e una quasi completa autonomia manutentiva logistica in relazione all'assetto. Adesso vediamo in breve, molto da lontano, la piattaforma. Descriverla, la macchina sarebbe opera da una settimana. Cerco di farlo in un minuto e mezzo con alcuni numeri, giusto per collocare, perché è poco familiare con la cellula o comunque con l'elicottero che è in giro già da diversi anni in altre versioni. È un elicottero da 15 tonnellate, la velocità di crociera sono numeri approssimativi e arrotondati, la velocità di crociera operativa si aggira attorno ai 150 nodi, 15.000 piedi è il ceiling, che per un elicottero parlare di ceiling è un concetto, ci sono volumi di diagrammi per misurare il ceiling dell'elicottero oggi. Però ecco, l'ordine di grandezza è quello. 250 miglia o migliore, diciamo che il numero è messo lì per dare un'idea di grandezza, ma in realtà il combat range è leggermente superiore. I motori sono tre, sono gli ultra collaudati e utilizzati General Electric CT7, nella loro versione da 2500 cavalli. Le dimensioni dell'elicottero sono abbastanza generose e mi sento di dire che proprio le dimensioni ne fanno una macchina estremamente flessibile. Oltre alle dimensioni, alla forma della cabina, alla sua struttura, ovviamente c'è tutta una serie di capacità, di equipaggiamenti che sono stati messi dentro la macchina per soddisfare i requisiti moderni, non sto ad elencarli, quindi ha capacità di fast roping, ha dell'armamento attualmente quasi prettamente destinato all'autodifesa, ma la macchina si presta, come tutte le macchine, a grossi sviluppi. Può fare rifornimento in volo, questo a favore dell'esigenza già accennata di estendere il raggio operativo. Dispone di un radar, di sensori, FLIR è abbastanza riduttivo. I sensori per la visione notturna o a bassa luminosità di questo elicottero sono qualcosa di straordinario, soprattutto se guardiamo alla storia o alle mie esperienze. Radio e comunicazioni, quindi ricetrasmissione, anche video e dati sono assicurate sull'elicottero secondo i protocolli più moderni che esistono, o quasi. Tutela dell'equipaggio attraverso sensori, quindi obstacle warning systems, ovviamente tutto ciò che serve per svolgere la missione. Altro punto di forza dell'elicottero è una human machine interface allo stato dell'arte. Allora, questi buttati lì sono una serie di acronimi, non sono le capacità per le quali è stata concepita la macchina ed è stata acquisita in Forza Armata, ma è tutto ciò che si può immaginare si possa fare con questa macchina quasi senza alcuna modifica, come dicevo prima, semplicemente riconfigurando nella cabina, smontando e rimontando alcuni equipaggiamenti di volo. Quindi il key factor dell'H101 è la sua flessibilità. La cabina sicuramente è uno dei punti di forza della macchina, non presenta sporgenze, è liscia, grande, enorme, estremamente riconfigurabile come vedremo nelle prossime immagini. Quindi si passa da una configurazione CSAR dove un numero limitato di uomini vengono trasportati e armi e quanto serve per la missione, a configurazioni un po' più spinte. Si riempie la cabina di barelle a seconda che sia una medevac a basso impatto, sia una casevac vera e propria. L'armamento rimane sempre installato in qualsiasi missione, volendo. Abbastanza particolare è la postazione di coda della mitragliatrice, che è retrattile, lasciando anche ampia impiegabilità all'accesso di coda. Load management ce n'è anche lì di tutti i tipi. L'elicottero ospita pallet standard, quindi ha un sistema di gestione del cargo interno, gascio baricentrico da 3 tonnellate e 4 punti fast roving, in attesa di ovviamente che si consolidino le procedure per il suo impiego. Ovviamente l'avionica mirata oltre che all'efficacia operativa sostanzialmente all'intera faccia della macchina, quindi si va dall'MMA di display a un display tattico di ultimissima generazione, simbologia abbastanza standard. E ovviamente per aumentare la sicurezza e la sopravvivibilità dell'elicottero, una serie di sensori e un display efficacissimo per star lontano da ostacoli, sia orografici che artificiali. Fuel management, l'elicottero è capace del rifornimento in volo, come dicevo prima, è stato già esplorato il suo sviluppo, non che si conoscesse, anche un primato da registrare, il reparto sperimentale volo,
può scrivere nella storia dell'aviazione europea il primo rifornimento di un elicottero notturno con gli MQG, questo un paio di mesi fa. In conclusione, ho elogiato tantissimo la macchina, diciamo che il programma, i concetti, l'industria, il progetto, lo sviluppo, la certificazione hanno fatto la propria parte. Come ha accennato il collega proprio nella presentazione che mi ha preceduto, c'è adesso da lavorare tantissimo sull'utente, quindi sull'aspetto procedurale e sul corpo di procedure che andremo a piegare all'elicottero. Mi è sembrato di elencare solo i pregi dell'elicottero, della macchina, dell'aspetto del programma, tuttavia potrebbe non essere esente da difficoltà che sicuramente, essendo in buone mani la macchina, verranno superate ampiamente. Se non ci sono domande, io sarò a disposizione tutta la giornata nei vari break. Grazie.